Iniziamo la ricetta tritando la cipolla e potete decidere se tritarla più o meno finemente in base ai vostri gusti. Se volete che si senta un po' più nel piatto, la lasciate più grossa, come nel mio caso, o altrimenti la tritate più finemente. Questi sono semplicemente peperoni infornati per 45 minuti a 200 gradi, spelati e a cui ho tolto i semi. Per questa ricetta ho deciso di utilizzare peperoni sia gialli che rossi per una questione estetica, ma potete usare quelli che più vi aggradano, e in questo caso li sto tagliando a listarelle più o meno sottili, più o meno grandi, secondo il vostro gusto. Ovviamente non devono essere né troppo grandi né troppo fini, perché devono comunque ancora cuocere un pochino e poi si devono sentire sotto i denti. Passiamo in padella e aggiungiamo un filo d'olio e tutto il nostro trito di cipolla, che faremo andare per qualche minuto a fuoco molto basso in modo che si ammorbidisca bene. Dopo circa 3 o 4 minuti aggiungiamo la pancetta tagliata precedentemente a cubetti e portiamo avanti la cottura per altri 5 minuti a fuoco leggermente più alto. Quando la pancetta e la cipolla saranno ben rosolate insieme, aggiungiamo la salsa di pomodoro, che come vedete è in piccola quantità, quindi servirà solo a dare un po' di colore al piatto. E aggiungiamo anche i peperoni precedentemente tagliati. Amalgamiamo insieme tutti gli ingredienti. Ed in seguito possiamo salare e pepare a piacere. Il sughetto sarà pronto quando sarà ben addensato e a questo punto potremo farlo intiepidire. Cominciamo a comporre le nostre cocotte spargendo su tutti i lati e sul fondo del burro. Poi aggiungiamo circa 2 cucchiai dei peperoni con le cipolle. Li appiattiamo bene e facciamo un buchetto in centro, che è dove apriremo l'uovo. L'uovo lo apriamo in una ciotolina a parte per evitare che dentro ci vadano dei piccoli pezzetti di guscio, così sarebbero più facili da togliere. Diamo una piccola salatina all'uovo e ovviamente anche un po' di pepe. A questo punto possiamo infornare a 180 gradi finché l'albume non sarà ben cotto. E questo è il momento in cui è pronto. Quindi, come vedete, l'albume è completamente bianco, quindi cotto, ma il tuorlo è ancora liquido, quindi è la cottura perfetta dell'uovo. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video.